Attenzione, please. Prima gara che abbiamo messo la fresca pesante stirati. Non è un cavallo da corsa. Favorito marcio non è un cavallo da corsa. Scendeva di non so quante categorie. Stirati. E adesso ci tocca giocare al brucio. Si gioca al brucio. Poi ve lo spiego cosa vuol dire, ragazzi. Vabbè, ragazzi. E andiamo, che ci vedono la coda. Scappa facile, Sanna. Che ci vedono la coda, va. Scappa facile. Scappa facile, va. Scappa facile, Sanna, che ci vedono la coda. E iniziamo a recuperare, vai. Scappa! Riprendiamoci un po' di fresca, dai. Rientriamo in corsa. Giocare al brucio ha fatto il suo effetto. Dai, contale che... Mi ridai una parte di quelli che ti ho dato, va. Sei ancora in vantaggio te. Per ora stai vincendo te, Ale. Stai vincendo te per ora. Vediamo a fine giornata, che la giornata è lunga, Ale. La giornata e lo scopo è quello di portarti via la fresca, poverello, vai. Scappa Dario! Scappa Dario! Che vi faccio andare alla cassa! Scappa Dario! Scappa, amico mio! Scappa Dario, che sei il numero uno! Scappa Dario! Cassa ancora, vai! Cassa! Cassa! Ah, attenzione, please! Inzicca, Ale, inzicca, inzicca il bighetto! Prima inzicca, mentre conti la fresca devi inzicare, devi! Dai! Dai, altri 1300 pezzi per gli impiegati. Cazzo, voi siete diventati la sala più famosa di Milano. In zicca, io ti faccio diventare famoso. Vai, ti porto via i soldi, Milano. Ma ti faccio diventare famoso. Dai, in zicca, vai, conta. Punta, vai. Punta, punta. Adesso sei di avanti. Scappa Dario! Scappa Dario! Scappa Dario! Andiamo Dario ancora! Scappa! Attenzione, please. Altro cavallo. 1.300, 1.400. Ma come cazzo è? 1.250. Quanti soldi mi stai dando oggi, Ale? Quanti soldi mi stai... C'è ancora un cavallo, stai attento, eh. Oggi vai a casa in mutande, vai. Fili, allora? Come va? Cosa mi racconti? Ciao, scusa. 50 anni, fratello. 35 di acquista. 35 di gioco d'azzardo. Ma devo dire la verità, abbastanza in forma. Cioè, vedo gente molto peggio e molto più giovane. Porta tre Cristian che ci sente. Vai, allora va molto bene. Stasera ce l'avevo paura. Caldiamoci, fratello. Posso far vedere anche che siamo coperti. Stasera posso far vedere che siamo coperti. Abbiamo portato anche. C'è sicurezza, cioè, che poi non c'è. Stasera, ragazzi, non cagateci il cazzo. Non abbiamo tempo da fare. Attenzione, please. Cosa pensavate? Dolcetto scherzetto. State a casa, va, poveri della chiesa. Guarda qua, guarda qua, guardate qua, ti vedete bene. Oscar, puoi mangiare senza problemi, eh? Mangia, Oscar. Vai, 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 si capisce che Cristo non c'è problema. Quelli che non capiscono penso che sia Francialunga gli invidiosi, vai. Sa che non ce la fai in un minuto, sei già a 30 secondi. Apri, apri, lascia stare, non preoccuparti, devi aprire, non preoccuparti. Se sa di tappo, mandiamo indietro. Speriamo di no. Quasi impossibile. Vabbè, ragazzi, vado avanti con un'altra storia. Va. Vai, adesso hai un minuto per aprire due, ce la farai? Sai che non le apri tanto spesso queste bottiglie, eh? Mi sta di no, eh? Mi sa di no, qua no, Gialli, mi sa che non le aprono tanto spesso qua queste bottiglie. È un dubbio che ci portiamo dietro per fare. Ma non per fare i fenomeni, perché noi siamo stirati come. Siamo come le stirerie d'Italia, però. Però. È una cosa che ci affligge un po' questa. Guardi che belle, tutte belle tre aperte. Però comunque ho visto 30. Datemi 30 blangeri là. Vabbè, quanti? 30 blangeri. Lascia stare, lascia stare che è meglio. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Oh là là, vai, i tre Cristi sono aperti adesso, eh. Guardate bene, eh. Guardate bene. Attention, please. La petata c'è ancora, Gianni, va che roba. Va che roba, faccio come Ruzza, Ruzza. Faccio come te, Ruzza. Va che roba, Ruzza. Comunque, a parte ste cagate che non mi interessa. Ragazzi. Il Cristal. Io non posso veramente... Non so più cosa dire... È lo champagne migliore
e dico migliore per eccellenza. Voi bevete Krugva, i krughisti, bevete Krugva, che per carità, non è che mi dispiace berlo ogni tanto, ma non c'è paragone, ragazzi. E vi dico un'altra cosa, ricordate chi fa il fenomeno che dice che beve Krug e beve altri champagne, non vale, perché chi beve Krug beve solo Krug. Io bevo Crystal e altri champagne, ogni tanto compreso il Krug. Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, eh? Fatemi bere adesso. Che stile. Posso riempire i bicchieri, monsieur? Può far quasi quello che vuole. Ah, lo riempiamo fino a quando non ci sta più? Non lo so, veda lei. Mi dica lei. Tanta roba, mi dica lei, no, per me può bastare così. Abbiamo anche... abbiamo anche quell'altro ragazzo qui. Può fare una bella zammata qua? Per i poverelli che dicono che giochiamo a dolcetto e scherzetto. Può far vedere una... Giochiamo le tre carte? Papà di Superman può far vedere... Il gioco delle tre carte? Questo è il gioco delle tre carte, ragazzi. Aspetta che... Vai. Volete scommettere sulle tre carte? Quale sarà il Crista? Qual è il Crista dei tre? Quale cazzo è? Pane? Vediamo chi ci risponde. Atto sorpresa, stiamo chiamando fra artigiani perché abbiamo una certa sete di red wine, vino rosso. Se risponde che sta lavorando giustamente. Uè, guaglio! Oh, sto arrivando adesso, prepara un paio di massettate belle pesanti, va. Come massettate? Ti metto, portato, sono pieno. Se pieno mi metti nel privé, che cazzo è? Mangio con i comuni mortali, tutto rispetto per i comuni mortali, che anzi, mettimi in mezzo alla gente, va, che mi piace di più essere in mezzo alla gente, va, che non c'è problema. Facciamo un mazzetto fuori, dai, sulle panchine. All'aperto, sì, proprio. Attenzione, please. Attenzione, please. A posto. Ascoltami, qua c'è un solo obiettivo. Voglio essere fuori, come una lepre incolta senza pena. Questo non sa per niente, però... Come? Minchia, senti che voce. Da due settimane che sono malato. Ma gli antibiotici cosa servono a fare, porca troia? Bisogna bere. Voglio essere fuori, come una lepre incolta senza pena. Ci proviamo, dai. Andiamo col massetto, va, che c'è sette, dai. Se lascia stare la pizza, metti io a fare le pizze qua. Porta le massetto, va, poverelli, vai. Arrivo. La grande fratigiani. Attenzione, please, ma di cosa parliamo, ragazzi? Ricordatevi una cosa, che la giacca a petto nudo è una mia creazione di almeno 20 anni fa. Mamma, senti che l'è fussata. La mia invenzione, ragazzi, di cosa parliamo? E tutti me l'hanno copiato. E adesso stiapriamo sto cazzo di massetto. Francesco! C'ho sete! E aprire sta bottiglia! Guardate che Luca, ragazzi, invidiato da tutti i modelli del mondo. Allora, ragazzi, queste categorie. Ho tolto che quando si carbura la temperatura sale e non fa male. Fra artigiani, le terme di Milano. E io sto male. Cazzo. Attenzione, presa. Abbiamo preso due San Bernardo. Oh, culo, hai preso la San Bernardo, vai. Solaia, giusto, un Magnum 2003. Massetto ve l'ho fatto vedere prima. E adesso apriamo una cassa di Sassicaia. Che annata sarà? Col grande fratigiai, la numero uno, ragazzi. Guardate, 2015, non sono le rate che paghiamo di mutuo che siamo stirati, ma è l'annata del vino. Vai, fratellone, va. Oh. Ma che bella, ragazzi, aperta in diretta. E non è detto che te le faccio fuori, vai, tutte stasera. Qua. Tutte stasera te le faccio fuori, la tutte, vai. Qua, vai. E adesso, ragazzi, preparatevi. La prossima stragliamo il grande Gialli, che va direttamente a lavoro domani mattina. La regola, e poi c'è il grande Oscar De Badi, che te manda messaggio che non vai a lavorare. Ci siamo, eh. No, ecco, ce la noi andiamo a lavorare di classe. Di classe! Attenzione qui, sullo sfondo c'è. Magnus Solaia 2003. Controllo. Ragazzi, abbiamo il lame qua, eh. No, senza il verme. Ma che spettacolo, ragazzi! Ora la! Dai, massetto! La massettata! Ma che bottiglia, ragazzi! Paura!
si cavalca! Come si dice cavalli? Perché io vinco quando... Io spingo quando vinco e spingo quando perdo. Sassicai, 2.15. Andata a top, ragazzi. Fratigiani. Obla. Guinness World Record. Solo da grande fratigiani. Attenzione, please. Allora, fenomeni e fenomeni, perché siete maschi e femmine. Comunque, non so se notate il mio outfit, roba di categoria. Allora, abbiamo aperto Solaia Magnum 2003. Scusate per la voce, ma ormai sono malato da mesi. Siete voi io. Sassicaia 2015 e Massetto 2018. Allora, io sapete che dico sempre la verità e si giura sempre con la mano destra, mai con la sinistra. Giusto per una piccola incisa. Su tutti, ragazzi, ha vinto il Sassicaia 2015. Prontissimo, una roba, un'esplosione di non so che cosa, neanche io non so cosa dire, non so come esprimermi. Perché io non uso i temi dei sommelier, io uso i temi degli sticchi, capito? Guarda, fratello, com'è? Andarò. Diciamo che è quello già pronto. Ha vinto su tutti Sassicaia 2015. Attenzione, please, questa canzone è dedicata a una persona, no? Che fino all'altro ieri mi chiamava Filippo Merda. Filippo Merda, no? È una che non cacavo neanche di strisce, capito? Proprio non la cacavo neanche di strisce, capito? Sentila bene sta canzone. Che puoi solo bere con sta canzone perché mettono la fresca. Mettono la freschella, capito? Come? Filippo Merda? Filippo Merda, eh? Tu puoi bere solo i vini buoni quando c'è sta canzone. Ogni riferimento è puramente casuale. Paglia di cazzo! Attenzione, please! Uè, fratellone! A breve diretta con mio fratello alla Cerenza. Fratello, sai benissimo a chi mi riferivo, eh? A quella che ti scodinzolava quando voleva la borsetta, a quella che batteva le mani quando voleva la bottiglia, a quella che si lava i denti quando voleva il mentadent, eccetera, eccetera, eccetera. Ti ricordi, fratello, Filippo Merda, eh? Ma hai fatto sentinare. Ma come? Sta arrivando Filippo Merda, fratello. Eliminiamo tutta sta spazzatura, fratello. La forfora, fratello. Io non ce l'ho neanche, non ce l'hai neanche tu, ma eliminiamola, anche se non ce l'abbiamo. La forfora, fratello. Fratello della Cerenza! Ciao, presto, fratello. Dopo passo in ginto e mi sparo un po' di tequila azul, eh. Vai, fratellone! Spingiamo, poveri! Attenzione, più scusami, Oscar De Bari, cos'è che hai detto? Pensi che io abbia un problema con i tichigedi? Ascolta, io ho pure le tichigedi. Secondo te io ho il problema dei tichigedi, secondo te, scusami. Che sono 20 anni che non mi faccio esami del sangue. Pensi che ho pure le tichigedi? È regolare. In testa. Voglio sfondarmi ogni sera, avete capito? Sfondarmi ogni cazzo di sera. E quelli che si lamentano, i moralisti di sta gran coppolata. State a casa, poveri! Che bevete la frizzina, bevete l'acqua, bevete la gazzosa, bevete la gazzosa, la cedrata, bevete la cedrata, bevete. Ma cosa, bambino? Bevo la cedrata, io, sia chiara sta cosa. Poveri, cazzo. Tassoni. Attenzione, please. Jarell, mi devi caricare, fratello. Sono in un momento della mia vita difficile. Tu mi devi caricare. Caricami, fratello. Fammi vedere come mi carichi. Fammi vedere chi sei. Chi è il papà di Superman? Devo farlo anch'io, fratello. 30 secondi. Mamma mia! Mamma mia! Tanto mi ha caricato, mamma mia! Per te, fratello, per Jarell. Vai di sopra. Per la mia ucciera, vai, vai, spinge! Voglio morire! È tempo di morire! No, puntini, puntini, puntini. Sembra quasi che lo fai di mestiere, incredibile. Ciao, la... Ciao. Dai, pane di cazzo! Attenzione, please, allora. Visto che tanta gente che mi attacca, mi critica, l'esempio per i giovani,
sapete la differenza tra me e voi? Sapete qual è? Che io aspetto che la morte mi colga vivo, vivo! A voi invece la morte vi coglie da morti. Poveri cazzo! Poveri! Ascoltatemi! Che pezzo, ma te? Con questo comizio. E c'è sempre bicchiere in mano. Ehi! Posso guardarvi a tutti? Certo. Attenzione, pensavo. Quando vedo questi giovanissimi ragazzi, ragazzi di cuore, di categoria, che bevono una delle mie bottiglie preferite, lui non può, farla vedere tu, amico mio. Valpolicella dal Forno 2009, ragazzi, io queste bottiglie alla vostra età le sognavo col cannocchiale. Quindi ragazzi, cosa posso dire? Salute. Sala vostra. Salute. I giovani del futuro. Siete i numeri uno, ragazzi. Ho preso il telefono. La spalla la sistemiamo col bene, stai tranquillo. Stai tranquillo. Vai, vai. Pensavate, pensavate che avessimo finito il culo e sorci, ma apri fratello, apri fratello, posso ballarmi 30k a sera, quanti fino? 30k a sera, apri, fermi tutto, fermi tutto, documenti, 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 questo è buono. Questo te lo fa pensare. Chi è più forte? Bambino! Bambino! È dalle 6 che bevo e sono una iena, cazzo! Bello, cazzo! Attenzione, please! Andrea! 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 Sono per me! Crista Rose! Rose! La rosellata! Apri Mauro, la rosellata, vai! Oh. Vai Filo! Andrea, 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 vai! Alla regola, Crista Rosé dopo! Vai, Crista Rosé, ragazzi! Vai Andrea! Andrea! Ce la balliamo la fresca o no, Andrea? Ce la balliamo. Da Dio! Da Dio! Seguite Andrea! Poveri cazzo! Attenzione, please! Andrea! C'è ancora sette! Andrea! Ancora sette! Ha una cazzo di sette! Un'altra sette, vai! Ragazzi, le mascettate come la frizzina, vai! Andrea! Andrea! Oh, la serata è finita! Un paio di bottiglie abbiamo fatto! Vai via! Sei sicuro? No! Cosa facciamo, Andre? C'è l'altra bottiglia? Cosa facciamo? Se no, sono se? Se no, sono se! Bambino! 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 Se no, sono se! Andrea, capo dei capi, vai cazzo! Vai! Se no! Fai la linea! Sera! 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 Spacchi, vai! Spacchi! Sera! 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 Vai, cazzo! Vai! Vai, Filippo! Attenzione, please. Sapete, ragazzi, 5 anni fa c'è stata una signora che mi ha fatto molto, molto soffrire. Addirittura feci un frontale con una macchina. Adesso, fino a poco tempo fa, la stessa persona mi ha fatto soffrire ancora per un'altra volta, no? Forse sentendosi importante,
a ferire le persone. Sapete cosa vi dico, ragazzi? Io ci soffro, ma le cose che non mi uccidono mi rendono più forti, e dico molto più forti, ragazzi. Buonanotte a tutti. Il mio cuore è sempre con voi. Questa è la cosa che conta di più. Paveri cazzo!